Benvenuti nel canale di Wellness and Wonder dedicato al benessere, alle meraviglie e alla consapevolezza dell'essere umano. Oggi sono qui col mitico Rossano Sambo, il mio ipnoterapista italiano preferito, il mio maestro, e non vedo l'ora di spiegarvi esattamente di cosa si tratta quando parliamo di ipnoterapia. Buongiorno Rossano. Buongiorno Francesca e grazie per avermi invitato a questo podcast e per darmi questa opportunità. Sono felicissimo di averti con noi. Allora, come sappiamo e come ovviamente ho imparato da te, l'ipnoterapia non toglie la coscienza come vediamo in tantissime trasmissioni televisive, ma la dà, diventiamo coscienti. Cosa ne pensi di questo statement? Sì, questo è un punto importantissimo che è bene sottolineare con una certa abbondanza, perché sembra che nei decenni in cui i medici e scienziati hanno studiato l'ipnosi abbiano fatto a gara ad utilizzare termini impropri relativamente all'ipnosi. E tra questi termini impropri c'è anche il famoso stato alterato di coscienza. Allora, l'ipnosi non è uno stato alterato di coscienza. Cioè, a parte che quando si parla di alterato bisognerebbe specificare anche alterato rispetto a cosa. Esatto. Ma con l'ipnosi non si va ad alterare niente. In realtà l'ipnosi, contrariamente a quanto sembra, contrariamente a come ce la disegna la disinformazione là fuori, l'ipnosi è una condizione di supercoscienza. Perché possiamo dire che l'ipnosi addirittura mette le persone in condizioni di compiere azioni consapevoli, dei veri e propri atti di magia. Poi magari dopo specifichiamo cosa intendo io per atti di magia, però se noi facciamo un'analisi anche solo superficiale di come sono le nostre giornate, vediamo che per il 90% del tempo noi compiamo azioni meccaniche, automatiche, che possiamo definire reazioni. Arriva uno stimolo e noi rispondiamo automaticamente, senza pensarci, oppure sotto la spinta di un impulso emotivo. Esatto. E queste azioni automatiche, queste azioni meccaniche, queste reazioni non fanno altro che alimentare quello che in sanscrito si chiama il prarabdha, cioè il karma attivo, quel karma che ci porta a vivere ciclicamente determinate situazioni durante l'arco della nostra vita. Situazioni possono anche essere chiamati problemi, quindi ripetiamo gli stessi problemi, gli stessi cicli. Gli stessi errori in campo relazionale, viviamo sempre le stesse disavventure, in campo lavorativo facciamo sempre le stesse stupidaggini che ci portano a fallire il risultato e così via. L'ipnosi cosa fa? Ci consente di uscire da quello che io e altri colleghi chiamiamo la ruota del criceto, cioè quella condizione in cui la persona corre, ma sì, gli sembra di avanzare, ma in realtà è sempre nello stesso punto. Esatto, ed è importantissimo specificare l'importanza di poter reagire in maniera diversa a questi problemi, perché molto spesso pensiamo, ma è la mia personalità, ma è quella persona che non mi capisce, ma io in primis devo dire che essendo emotivamente molto coinvolta nelle situazioni, reagisco certe volte impulsivamente. Quindi, esatto. Caro Rossano, l'ipnoterapia può veramente darci un approccio diverso? Sì, ci può aiutare in maniera molto efficace ad uscire da quegli schemi che ci mantengono imprigionati in situazioni dalle quali noi usciamo sempre con le ossa rotte, perché sono situazioni in cui ci cacciamo o comunque situazioni che in generale non riusciamo a gestire proprio a causa di credenze, traumi, condizionamenti che abbiamo subito fin dall'infanzia. Esatto, ed è difficilissimo anche prendersene cura, ma soprattutto realizzarle. Quindi una persona magari si trova caught up, si trova imprigionata in queste reazioni, situazioni, e non sa neanche a cosa sta andando incontro. Esatto. Quindi, da terapista amazing che sei, come potresti dire a questi nostri amici che magari ancora non conoscono l'ipnoterapia, come fanno a sapere se hanno questi problemi oppure no, a parte l'impulsività che è il primo aspetto? Sì. Allora, capire quali sono gli schemi o i processi, o per meglio dire, i processi mentali che alimentano un determinato comportamento disfunzionale, chiamiamolo così, perché dobbiamo anche fare un certo atto di umiltà e arrivare a capire che non sempre ciò che noi riteniamo giusto coincide con ciò che funziona nel mondo là fuori. Esatto, e questa è la controversia. Esatto, e questa è la controversia, per cui il primo passo per un cambiamento consapevole, con l'aiuto dell'ipnosi, se vogliamo, è fare quest'atto di umiltà. La persona che dice, caspita, io fino adesso ho fatto un sacco di cose, ho fatto sempre la stessa cosa,
ho sempre ottenuto risultati scadenti oppure ho sempre avuto delle brutte avventure, delle brutte esperienze. Come mai? Perché succede questo? Innanzitutto succede perché una stessa azione anche compiuta mille volte porta per mille volte lo stesso risultato. Quindi se quel risultato non ci piace dobbiamo cambiare qualche parametro. L'ipnosi ci aiuta a fare questo. Soprattutto ci aiuta a superare quei sistemi di credenze, quei blocchi, quei condizionamenti che ci portano a fare sempre le stesse azioni che portano questi risultati deludenti. Quindi quello che posso dire alle persone è che non esiste un... contrariamente a quello che ci fanno credere, non esiste un destino che ci condanna per l'eternità. Perché molte persone dicono sì, il nostro destino è segnato, il nostro futuro è scolpito nella pietra, lui è sfortunato, non riuscirà mai a ottenere niente, lui invece è nato sotto una buona stella, gli va sempre tutto bene. No, queste sono stupidaggini, perché se una persona ottiene risultati deludenti è perché sta facendo qualcosa che semplicemente non funziona. Perché il mondo là fuori ragiona in termini di funziona o non funziona, di quello che per noi è giusto o sbagliato non gliene frega niente. Quindi se noi vogliamo ottenere un risultato, un certo risultato, dobbiamo fare ciò che funziona per ottenere quel risultato, e non sempre queste cose che funzionano coincidono con ciò che noi riteniamo giusto. Esatto, quindi soprattutto in campo relazionale, professionale, lavorativo si fanno un sacco di errori proprio perché crediamo di essere nel giusto, ma in realtà stiamo facendo qualcosa che non funziona. Esatto, quindi in questo caso, come per noi terapisti o come in realtà per le persone giornalmente, dovrebbero distaccarsi dal problema per vedere le varie prospettive. Esatto. Il distaccamento è un esempio, giusto Rossano? Sì, il distacco, distacco perché distacco è un termine che qui in Italia è molto frainteso, perché okay, distacco un po' viene interpretato come rinuncia. No. Non rinunciare a niente, in realtà. Precisiamo, giusto. Sì, ebbene... è meglio dire porsi in una condizione di testimone imparziale, per vedere le cose per quello che sono. Sì. Allora da lì si può fare veramente un lavoro che può portare a dei risultati anche a volte eclatanti. Per cui come ipnologo mi sento sempre di consigliare alla persona di farsi un piccolo esame imparziale di quella che è la sua vita quotidiana. Perché dobbiamo sempre chiederci perché succedono queste cose piuttosto che altre. Sì. Perché quella persona incontra sempre dei narcisisti piuttosto che uomini di qualità? Perché quell'uomo incontra sempre delle psicopatiche piuttosto che donne con cui si può costruire qualcosa? E esatto, così via. Esatto. E dobbiamo sempre chiederci perché succede una cosa. In questo caso, per esempio, facciamo l'esempio del narcisista, che è un esempio comune, attraiamo quel tipo di persona perché siamo in primis noi che vogliamo soddisfare i bisogni di qualcun altro invece che i nostri bisogni. Quindi questo a consentire, nutrire l'altra persona invece che i nostri bisogni. E quindi cadiamo nella trappola che magari può essere amore, anche se tossico, perché l'amore ha tante forme, però è abbastanza intenso come... Sì, hai fatto una considerazione esattissima. Cioè, allora, io faccio sempre l'esempio del traffico di droga. Vogliamo eliminare il traffico di droga, smettiamo di consumare droga e in 3 secondi abbiamo risolto il problema. La stessa cosa si applica nelle interazioni umane, nella vita di tutti i giorni. Ad esempio, laddove c'è un dipendente affettivo, c'è una persona che ha un disperato bisogno di amore ed è disposta ad accettare tutto pur di farsi amare, laddove c'è un bisognoso affettivo c'è un narcisista che ne approfitta. Per cui vogliamo eliminare definitivamente il narcisismo dal mondo, smettiamola di comportarci come persone bisognose, disperatamente bisognose di amore, perché non è... questa cosa, il bisogno è una cosa che non funziona nelle relazioni. Esatto, il bisogno è una mancanza, invece il volere è un'altra cosa, se vuoi l'amore, vuoi l'amore, se ne hai bisogno è una mancanza. Sì, se ne hai bisogno è una mancanza che attira persone sempre pronte ad approfittare di questo bisogno, perché è la natura umana. Per cui, allora, c'è un proverbio che dice... qui a Torino, chi si mostra affamato non viene nutrito. Ed è vero. È vero. Guardiamo il mondo là fuori, è vero. Se io mi mostro come una persona bisognosa, disperatamente bisognosa d'affetto, d'amore, attrarrò sempre persone che approfitteranno di questa mia condizione. Però questa dipendenza affettiva affonda le sue radici in parte in...
diciamolo pure, in esperienze di vite precedenti, sì. Quindi ha una componente karmica, esatto. E una componente esistenziale, cioè che scaturisce da esperienze che abbiamo vissuto nella nostra esistenza, nella nostra infanzia, nella nostra adolescenza e così via. Esatto, perché come abbiamo detto insieme, ed è una cosa che mi è rimasta impressa e sempre lo sarà, l'uomo non è solo un essere ma è un processo, quindi queste situazioni non possiamo neanche giudicarle perché fanno parte dell'esistenza e della trasformazione. Nel momento in cui capiamo che l'uomo, come mi ha insegnato tu Rossano, è un processo, è come se riuscissimo non a giustificare tutto ma a capire molte cose che non capiremmo se no. Analizziamo se ti va questo fatto dell'uomo è un processo, non solo un essere. Ok, guarda, Francesca, ti adoro perché tu studi. Io perché sai insegnarmi le cose bene, se no... Allora, sì, hai detto una cosa che... Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, che ormai abbiamo passato i 30 anni, sono in circolazione su questo pianeta da parecchio tempo, l'animale, il gatto, il cane, la mucca, il toro, sono esseri. L'uomo è un processo perché è in una condizione indefinita, è a metà strada tra il regno animale e il regno divino, quindi è su un percorso, quindi non si può definire l'umano come un essere, ma in realtà è un processo. Bellissimo. Dove abbiamo l'esistenza che ci chiede allora da che parte vuoi muoverti, verso il regno animale, però se ti muovi verso il regno animale facendo finta di essere stupido, sappi che non può durare perché poi io ti spingo di nuovo in avanti. Oppure vuoi finalmente cominciare ad aprire gli occhi, uscire dal sonno, uscire dalla meccanicità e muoverti verso quella condizione divina che ti spetta per diritto di nascita? Perché esatto, l'uomo è un diritto. E quando hai detto ti sposto verso di là è la coscienza che parlava, giusto? Perché la coscienza dell'uomo esiste, anche se vogliamo andare verso il regno animale, la coscienza torna, ci spinge e in quel caso diventiamo depressi se seguiamo solo il regno animale in questo caso. Sì, possiamo diventare depressi o comunque non andiamo ad onorare quello che è lo scopo della vita, lo scopo dell'anima. Quindi prima o poi la vita ci punisce. Se facciamo quelli che fanno gli stupidi per non pagare il dazio, no? Per non pagare la dogana. Ecco. Per non pagare la dogana della vita. Esatto, per non pagare la dogana della vita. Per cui muoversi verso il regno animale può far comodo perché lì c'è una condizione di inconsapevolezza. Che ci può dare un senso di felicità, di serenità temporaneo, perché prima o poi la coscienza, l'anima ci dice senti caro, guarda che tu devi muoverti dall'altra direzione, adesso basta, andiamo avanti. E le esperienze che la vita ci propone sono come dei DNA all'interno nella cui struttura, nel cui codice è celato un messaggio. E il nostro compito è di capire che messaggio porta ciascuna esperienza della nostra vita. Innanzitutto chiedendoci perché sto vivendo questa cosa piuttosto che un'altra? Perché sono nato in una famiglia disfunzionale che mi ha scoraggiato in tutti i miei sogni piuttosto che in una famiglia supportiva che mi ha... Cioè, noi abbiamo l'abitudine di guardare le cose dal buco della serratura, per cui perdiamo la visione d'insieme. Quindi nel momento in cui vediamo una persona che soffre, oppure noi stessi ci troviamo sempre in condizioni sofferenti, di disagio, dobbiamo chiederci perché mi trovo in questa condizione. E la prima cosa a dire non è il destino, è la sfortuna, se Dio esistesse non permetterebbe queste cose. Questo è l'approccio più stupido, più superficiale e meno funzionale che si possa avere. L'approccio più costruttivo invece è chiederci perché io sto vivendo questa cosa. C'è un pregresso che mi ha portato a vivere questo? Sicuramente sì, ci posso lavorare sopra e uscire dalla ruota del criceto. Sì. L'ipnosi ci può aiutare a fare anche questo. Ed è proprio per questo che secondo me l'ipnoterapia è così spirituale, perché ci porta ad analizzare la verità in altri modi. È facile basarci sui fatti, appunto, come hai detto tu, della sofferenza di qualcuno, dei nostri, ma andare oltre, che in realtà appunto è la spiritualità che ci insegna questo, è la cosa importante. Esatto. Esatto. Sì, la spiritualità innanzitutto ci insegna che il cammino verso il risveglio, verso la condizione divina, non è solo fatto di luce e amore, per cui diffidiamo sempre da quelle persone che nei commenti di Facebook o nei messaggi ci inondano di soli, arcobaleni, stelline, eccetera, perché la positività a tutti i costi è tossica. Quindi
Se una persona sta vivendo una condizione di sofferenza, cioè tanto di cappello, perché evidentemente ha qualcosa, ha un debito da pagare, e questo, e di questo bisogna tenerne conto, va compresa. È inutile dirle sì, dai, sì, positiva, dai, che poi le, no. Esatto, Rossano, dà anche ecco. Il fastidio sentirsi tutta questa forzatura alla positività quando stiamo soffrendo. Esatto, bravissima, perché una persona depressa sa benissimo che non dovrebbe essere la sua condizione naturale, però se andiamo a dire una persona che è depressa, gli dice guarda tu devi reagire, devi fare, non serve a niente, perché la persona depressa sa che deve reagire, ma non ha la forza. Esatto. E quindi va seguita, portata in un'altra direzione. La Sì. spiritualità ci dice anche che sì, la meditazione è la strada, è il sentiero che ci porta al divino, ma l'ipnosi, che ha una tradizione antichissima nelle antiche tradizioni della Valle dell'Indo, si chiamava Yati Smaragdo, è proprio un nome specifico. Quindi la meditazione è la strada, è il sentiero che ci porta al divino, e l'ipnosi è lo strumento che ci consente di rimuovere macigni e alberi caduti che ostruiscono quel sentiero. Non serve niente limitarsi a meditare quando ci portiamo dietro traumi, paure, fobie, credenze limitanti, eccetera. Non facciamo altro che trascinarcele dietro, e l'evoluzione spirituale, come una lente, ingigantisce tutto, le cose belle e le cose brutte. Quindi ci ritroviamo magari a un certo livello di evoluzione spirituale con un ego gigantesco, con i nostri problemi ingigantiti, perché non li abbiamo risolti prima. Verissimo. Riparliamo adesso, dato che hai menzionato l'ego, quanto è importante parlare dell'ego, perché l'ego non lo possiamo perdere totalmente, anche la nostra sicurezza, il nostro volerci bene, il nostro amarci, però l'eccessione, essere troppo eccessivamente egocentrici o questo ego che sale più di tutto il resto, ci porta anche ad estraniarci da tutti perché ci sentiamo migliori. Secondo te, Rossano, come possiamo trovare questo balance che in realtà si trova tra questa protezione che l'ego ci dà e anche ci fa perdere nel troppo esaltare noi stessi. Quindi questo balance è veramente difficile da trovare. Tu pensi che con l'ipnoterapia possiamo trovare questo balance in questo Sì, caso? con l'ipnoterapia o con altri strumenti, sempre che fanno parte dell'indotto dell'ipnosi, perché cioè, l'ipnosi è in realtà un kit di tecniche. Sì. Allora, sì, l'ego è qualcosa che va considerato come una macchina estremamente complessa, composta da un'infinità di funzioni. Allora, se io metto una mano su un ferro rovente, chi me la fa ritirare subito per impedirle di scottarsi? È il mio ego. Cioè, è qualcosa dentro di me che dice: no, guarda, questo qui è pericoloso per te, bisogna allontanarsi. Quindi è qualcosa che ha a cuore la mia sicurezza. Ma questa macchina, nel corso del tempo, acquisisce funzioni che possono essere limitanti, come, che so, la paura di correre anche solo dei rischi calcolati per guadagnare più denaro, per intraprendere una professione che ci appassiona, eccetera, eccetera. Perché l'ego, a un certo punto, non vuole abbandonare la sua condizione. Esatto, perché c'è una protezione comunque, potremmo Perché si chiamarla. crea proprio tutta una serie di meccanismi protettivi che non vuole disabilitare, anche quando addirittura sono palesemente inutili. Per Sì. Sì. cui quello che molti definiscono la famosa morte dell'ego è anche lì un'assurdità, cioè non si può eliminare l'ego, perché l'ego comunque contiene delle funzioni che servono per la nostra sopravvivenza e per la nostra sicurezza. Però non ha senso neanche prenderlo, affrontarlo di punta, perché è talmente furbo che nel momento in cui io affronto il mio ego su determinate funzioni, lui si riconfigura per fregarmi. Però c'è una cosa molto interessante che ho avuto modo di sperimentare durante la mia carriera, che nel momento in cui noi osserviamo una determinata funzione dell'ego, dopo un po' di tempo quella funzione scompare. Perché c'è la comprensione che Perché c'è la sostituisce. comprensione, esatto. Chiaramente per far questo ci sono anche le tecniche specifiche, però il nostro ego va considerato come una macchina che non deve essere combattuta, se no se la combattiamo ha tutto il diritto di rispondere al fuoco e di fregarci. Però se osserviamo le sue funzioni in un certo modo, oppure le andiamo alla radice
emotivi. delle esperienze che hanno installato queste funzioni, possiamo effettivamente magari liberarci di un freno a mano tirato sulla nostra vita che magari ci impedisce addirittura di fare cose che vorremmo fare, ma non riusciamo perché abbiamo paura, perché mio cognato l'ha fatto, ma gli è andata male, eccetera, eccetera. Esatto, e in questo caso è difficile capire se dobbiamo seguire il nostro intuito o le esperienze di altri, ma è sempre meglio sbagliare seguendo il nostro intuito che seguire gli altri, perché è lì che sviluppiamo il nostro intuito, sbagliando, imparando, sentendo la Esatto. nostra voce interiore sempre di più. Sì, cioè, agire con la paura di sbagliare, sì, ci può stare, però quella paura a un certo punto va accettata, affrontata, perché se no non andiamo avanti. Cioè, ci sono molti miei clienti che quando sono venuti da me la prima volta mi hanno detto: io ho fatto questo corso, quest'altro corso, quell'altro corso, vorrei ancora fare questo corso prima di partire ad aprire uno studio, a mettermi a lavorare in quel campo, in quest'altro campo. E io gli dico sempre: guarda che se aspetti di essere pronto, arrivi a 90 anni con le cannucce dell'ossigeno nel naso che sei ancora lì che fai corsi. Quindi nel Esatto. momento in cui hai una formazione di base, inizi a lavorare, poi il perfezionamento lo ottieni durante, però ecco, il non sentirsi mai pronti, la paura di fare quel primo passo, sono tutte funzioni dell'ego che però sono state installate da altri. Ed è molto semplice capire cosa è nostro e cosa è stato installato da altri. Le cose che possiamo controllare sono nostre, i pensieri. Le paure che non riusciamo a controllare sono di altri, provengono da altri. Perché se io, ad Bellissimo, esempio, muovo questa mano, la posso fermare quando voglio perché la mano è mia. Ma se nella mia testa ci sono pensieri che non riesco a controllare, che mi martellano dal mattino alla sera, quei pensieri non sono miei perché non posso controllarli. esatto, che magari appunto ci sono stati dati da altre persone, da esperienze vissute che non sono noi, che non fanno parte di noi, sono esterne. Ricordiamolo, cari amici. Bravissimo, E, perfetto. Rossano, proprio perché abbiamo detto di questa cosa del perfezionismo, di questo problema dell'ego, parliamo di questi sistemi di credenze che sono stati costruiti nella nostra testa durante la nostra crescita ed è l'ipnoterapia la terapia migliore, cari amici e stranieri, per riuscire a toglierli dal nostro corpo, per riprogrammare la nostra vita come vogliamo noi. Sì. Con Rossano ho studiato tantissime tecniche, ovviamente sono molto personali, quindi è difficile adesso dirle online, immagino. Però, Rossano, per esempio, parliamo dell'ipocondria, perché molti amici sono ipocondriaci, hanno paura di cose che ancora non esistono o che non hanno mai avuto. Certo. Queste, per non giudicarli, perché non possiamo giudicare nessuno, possiamo dire che l'ipocondria viene da una estrema sensibilità, come altre malattie, da un'estrema sensibilità del tuo essere. Sì, allora, molto spesso l'ipocondria affonda le sue radici in uno schema mentale perfezionistico. Esatto, Cioè, perfezionista. l'aver paura anche di cose minime. Però chiaramente non ha senso giudicare l'ipocondriaco come una persona che è stupida o cosa. No, Esatto. non è né stupida, ci sono anche tanti esempi di personaggi famosi, di grandi scienziati, di grandi inventori che erano anche ipocondriaci. Per cui non ha niente a che vedere con l'intelligenza, ma ha a che vedere con uno schema mentale che affonda le sue radici nel perfezionismo. Cioè con la paura di sbagliare, la paura di ammalarsi. Cioè, le malattie esistono ed è giusto averne paura perché alcune sono veramente fastidiose, alcune addirittura mortali. Sì. Ma ci deve essere un equilibrio anche in quello. Quindi, con l'ipnosi è possibile intervenire sugli schemi mentali dell'ipocondria, risalire a quelle che possono essere state le esperienze scatenanti di questo schema. Perché una mia famosa collega, che però adesso non mi sovviene il nome, ha sempre detto che i problemi, sia di natura puramente mentale che di natura psicosomatica, hanno soltanto due fonti, parenti o religione. I soldi, i soldi no, ne, nemmeno i soldi possono costruire. Possiamo considerarli un problema. Diventano un problema quando faccio dei debiti e mi tocca dirlo ai miei, però lì subentrano sempre i parenti, non i soldi. Ecco, per cui
Diciamo che tutti questi processi mentali che poi possono somatizzarsi in malattie psicosomatiche affondano le loro radici o nel condizionamento ambientale, soprattutto religioso, oppure nel condizionamento proveniente dalla famiglia, cioè i nostri parenti che ci hanno attaccato lo schema. Però attenzione, questo non deve essere un motivo per odiare i nostri genitori, perché se i nostri genitori magari sono stati oppressivi, iperprotettivi, eccetera, eccetera, magari nella loro testa pensavano di farlo per il nostro bene, quindi lo Esatto. facevano in buona fede. Per Sì. cui attenzione a non, perché poi si passa subito col condannare i genitori, distruggere famiglie, eccetera. No, no, partiamo con il piede giusto. Sì, infatti, Facciamo le partiamo. cose da intelligenti e non dalla spera in Dio, eh. Anche perché se condanniamo i nostri genitori e magari abbiamo tutte le giustificazioni possibili, condanniamo noi stessi. Non c'è cosa più importante della famiglia, quindi comunque dobbiamo capirla. Sì, non c'è cosa, sì, non, diciamo che non c'è cosa più importante della famiglia. Poi chiaramente, Sì. se io ho una famiglia disfunzionale che non fa altro che mettermi i bastoni fra le ruote, non c'è nessuna legge che mi impedisce di allontanarmi da quella famiglia. Quindi anche lì facciamo attenzione a non rimanere anche invischiati nella cultura del legame, Vero. una cultura che non è naturale, perché se vediamo siamo l'unica specie su questa terra che rimaniamo con i genitori a vita. Gli altri animali quando sono svezzati si salutano e buonanotte al secchio, però cioè, questo non vuol dire che bisogna Vero, sì. sempre abbandonare la famiglia, però nel momento in cui ho dei genitori o dei parenti che sono veramente distruttivi nei miei confronti, posso anche valutare l'ipotesi di allontanarli dalla mia vita e non finirò all'inferno per questo, ve lo posso garantire. Verissimo, perché dobbiamo sempre vedere diverse realtà. Esatto. Però ecco, magari parlo per una mia esperienza personale, anche se sono stata per esempio molto criticata da piccola, ho giustificato, capendo mia madre, mi ha aiutato a sentirmi anche meglio con me stessa. Ecco, quindi ovviamente Rossano ha detto tutto, in Sì. effetti, però ecco, voglio dare un consiglio a le persone che magari si sentono giudicate tutto il tempo, non la prendete al personale. Esatto, sì, no, non prendiamola sul personale e soprattutto impariamo a perdonare laddove perdonare non significa giustificare. Grazie. Perdonare significa semplicemente dissociarsi da un legame che non mi fa bene. Sì. Cioè, se io attraverso l'odio, attraverso il rancore, continuo a rimanere legato a una persona che mi ha fatto del male, io faccio la strada di quella persona perché ne sono legato. Sempre qui a Torino si dice chi si attacca al tram fa il percorso del tram, ed è così. Se io con rancore e l'odio rimango collegato a una persona che mi ha fatto del male, faccio la strada di quella persona, non la mia. Esatto. Perché, come diciamo, dare amore a se stessi non significa diventare egoisti, dare la possibilità, ma nel momento in cui soffriamo troppo, creare quello spazio che è rispetto per noi stessi. Se no, appunto, scusami se lo ripeto, Rossano, riseguiamola quella persona nella loro tossicità e non ci Esatto, fa sicuramente bene. sì, cioè l'amore per se stessi è la prima cosa, perché nel momento in cui amiamo noi stessi, automaticamente facciamo, anche senza accorgerne, ce ne facciamo un sacco di bene alle persone che ci stanno intorno. Cioè, se vogliamo fare un'analogia, il sole è la cosa più egoista che esiste nell'universo, brucia il suo idrogeno e non gli come se niente fosse, non gliene frega niente di nessuno, però ci consente di, ci dà la vita. Sì, esatto, E se verissimo. qualcuno si mette all'ombra, non è che il sole prende il megafono e dice: Ehi tu pezzente, togliti dall'ombra, se no io sto male. No, se qualcuno si mette all'ombra, il sole continua a brillare come se niente fosse, non gliene frega assolutamente nulla. Però Esatto. ci ama perché ci manda la sua luce. Sì, incominciamo a prenderci le nostre responsabilità per le situazioni in cui ci ritroviamo. Sì. No, le responsabilità in primo luogo verso noi stessi, perché Sono noi stessi. sono le responsabilità che più trascuriamo Sì. verso noi stessi. Teniamo sempre conto che il male fatto a se stessi si paga di più e più rapidamente del male fatto ad altri, anche perché il suicidio è pur sempre un omicidio. Quindi facciamocene una ragione. Esatto. Che poi parlando di responsabilità è anche importante saperle condividere perché non siamo soli in questo pianeta, ma il trovare il controllo della nostra mente, appunto, essendo responsabili di noi stessi, come ha detto Rossano, è molto importante. Ciò non significa che dobbiamo rimanere soli, Sì. però che dobbiamo partire con questo mindset per poter poi condividere quello che vogliamo condividere. Bravissima. Sì, allora, si tratta di fare
creare una ribellione, di partire da una ribellione, ma nei confronti di noi stessi, cioè cominciare a ribellarci da ciò che da dentro ci impedisce di vivere lo scopo della nostra vita, di onorare lo scopo della nostra vita. Se noi vediamo in tutta la storia, le rivoluzioni hanno solo cambiato le regole, ma non le teste. Per cui dopo una rivoluzione si trovava sempre il modo di fregare, di svicolare attraverso le maglie delle regole. Però il vero cambiamento lo si ha con la ribellione, ma la ribellione inizia da noi stessi, da ciò che abbiamo dentro, da ciò che ci impedisce di vedere le cose per quello che sono. E da ciò che ci impedisce di onorare lo scopo della nostra vita. Cioè, si tratta, se vogliamo cambiare il mondo, lo dobbiamo cambiare una persona alla volta, ma partendo da noi stessi. È inutile andare in giro a dire quello è cretino, quell'ignorante, quello non capisce niente. Perché se c'è qualcosa che ci dà fastidio negli altri, è perché quella cosa ce l'abbiamo dentro anche noi. Verissimo, verissimo, se no non la vedremo neanche quella cosa lì. O Esatto. comunque molte volte per amore vogliamo dire anche magari le cose negative che vediamo, però ecco, è così difficile, Rossano, quando siamo emotivamente coinvolti non giudicare, perché in realtà vogliamo il bene di quella persona. Sì. Molte volte il giudizio è qualcosa che noi abbiamo dentro, la critica, però molte volte lo diciamo a quella persona perché l'amiamo, Sì, però viene visto come un giudizio sempre, non sì. poi, quindi è inutile stare lì. Sì. Ma c'è anche lì questa fissa, non giudicare per non essere giudicato. No, no, io se mi fai del male ti giudico. Sì. Non ti giustifico, ma ti giudico. Ti giudico e se hai fatto Sentirlo qualcosa che non mi piace, ti allontano, ne ho tutto il diritto, ti dire. elimino dalla mia vita, ne ho tutto il diritto. Cioè, dobbiamo sempre fare attenzione a non cadere nell'estremismo, perché in questo periodo si cade sempre nell'estremismo. Cioè, non giudicare, tutto luce amore, namaste, eccetera. Sì, luce amore, vabbè, lasciamo perdere cosa sarebbe. Cerchiamo di essere sempre luce amore, ma qui bisogna anche lottare per la verità Sì, e dire la verità. la luce va bene, la saggezza nella sapienza, nella conoscenza, nella luce c'è la saggezza, ma nelle tenebre, nei demoni, nei nostri demoni interiori c'è la forza e La quella verità forza ci anche. serve. Sì. E quindi dobbiamo anche affrontare i nostri demoni interiori e convertirli da padroni a strumenti. Bellissimo, bellissimo. Sì. Se no, non... chiediamoci sempre come mai tutti i santi sono ammalati. Perché hanno coltivato soltanto l'aspetto spirituale della vita e hanno trascurato l'aspetto materiale e la vita li ha fregati. Cioè non si può onorare né lo scopo della vita né lo scopo dell'anima trascurando la parte materiale. È necessario realizzarsi come persone nel campo materiale. Per poter evolvere correttamente nell'ambito spirituale. Se no, è come attraversare l'Atlantico senza la barca. Non ci si riesce. Molto importante e intenso quello che è stato appena detto da te, Russano, perché molte volte le persone attratte appunto da questo, dalla spiritualità, dal vedere oltre tutto, c'è talmente tanto che si sente dentro che si ci dimentica del mondo materiale. Sì. Ma che non direi che è un atteggiamento superficiale, direi che è abbastanza comprensibile, però in effetti, come hai detto tu, bisogna avere entrambi i mondi Sì. davanti, se no si ci perde nell'uno o nell'altro. Sì, entrambi i mondi vanno gestiti da furbi, nel senso che se io vivo nell'abbondanza materiale, devo gestire quell'abbondanza in maniera con il buon senso, se no mi travolgi. Quindi Certo. la materialità è giusta, ma la materialità va trattata con il giusto distacco. Dove per distacco? Adesso cerchiamo di capire qual è il vero concetto del distacco, perché non significa rinunciare alle cose. Il distacco significa godere anche dell'abbondanza materiale, ma senza esserne dipendente. Cioè senza la paura di perdere, stare lì sempre ogni giorno, dire oddio, adesso se perdo questo, se perdo lui, se perdo lei, se mi arrivo. No. Quindi vedere anche il mondo materiale come energia, non come una possessione, perché alla Sì, fine esatto. energia è quello che ci piace vedere e sentire intorno a noi. Sì, Esatto. denaro compreso. Il denaro è come una circolazione sanguigna, cioè Sì. entra, esce, ed è una condizione naturale di questo, del mondo materiale.
Vedere il mondo materiale come energia ce lo fa apprezzare anche di più, perché nessuno vuole possedere una cosa che non ha senso, energia. Sì. Non basta, sì. Sì, certo, è come, no, come tutte le cose, anche le cose sottili, anche le cose dell'anima, del cuore, seguono le stesse leggi della fisica ordinaria. Per cui è importante considerare questo, che non, cioè, non posso migliorare, ad esempio, non posso migliorare la mia condizione finanziaria se non accetto il fatto che per far entrare più soldi ne devo uscire di più. Se no, la circolazione non avviene. Esatto, infatti quando tu mi hai detto che la dipendenza si può curare col rallentamento del processo, in questo caso anche il mondo materiale, rallentando per esempio una cosa da comprare, rallentiamo il processo, molto spesso il giorno dopo non la vogliamo più, la Esatto. dipendenza dal mondo materiale. Sì, la dipendenza dal mondo materiale. Cioè, io spesso mi ritrovo a dover trattare persone con le quali arrivo al punto di dire, ma caro mio, ma riuscirai mai a goderti qualcosa? Perché noi abbiamo questa abitudine di rimanere concentrati su quello che manca senza accorgerci che che viviamo in mezzo all'abbondanza. E la nostra mente è costantemente concentrata, fissa su ciò che manca, su ciò che non c'è, e non ci accorgiamo di ciò che c'è. Cioè, giusto per fare un esempio, gli aborigeni dell'Australia, gente che vive nel deserto, in una condizione di scarsità, esagerata, ogni notte queste persone ringraziano il deserto per l'abbondanza che fornisce loro. Cioè, parliamo di persone che passano la notte dormendo sotto coperte di foglie o infilati nella sabbia per difendersi dal freddo. Cioè, e noi con un tetto sopra la testa, due pasti al giorno, il di più, come se non ci fosse un domani, cioè ci lamentiamo di ciò che non abbiamo, quando non ci accorgiamo di ciò che abbiamo nel mondo materiale. E anche nel mondo interpersonale, nel mondo spirituale, vogliamo sempre di più, è Sì. tipico dell'essere umano. E Sì. quindi, appunto, controllando la nostra mente, come abbiamo detto, grazie all'ipnoterapia, possiamo analizzare tutti questi processi, Sì. inclusi noi stessi, per analizzare questi Esatto. desideri e dipendenze. Esatto. L'ipnosi ci consente di fare questo, cioè utilizzare i contenuti della realtà interiore di una persona senza inserire niente dall'esterno, cioè utilizzare solo ciò che abbiamo per portarci verso una condizione interiore migliore di quella da cui siamo, da cui siamo partiti. E non c'è bisogno di perdere conoscenza, non c'è bisogno di mettersi a fare la gallina contro la propria volontà, per fare queste Esatto, che è cose. molto divertente per carità, però ecco, l'ipnoterapia è molto di più. E in questo caso anche le persone che perdono coscienza, se sei d'accordo Rossano, sono coscienti di perderla, quindi è come se Sì. loro stessero entrando nella loro coscienza, sanno di perderla, ma è comunque un controllo della loro testa, della loro mente, Sì, non esatto, è l'opposto. sì, penso che tu ti riferisci a quelle fenomenologie come il sonnambulismo, la catalessi, che Esatto. sono dei talenti ipnotici che alcuni soggetti hanno, cioè ci sono persone che hanno la capacità di entrare in queste condizioni della coscienza talmente interiorizzate che sembrano addormentate, sembrano prive di conoscenza, ma in realtà sono perfettamente vigili, perché anche quando una persona è in una condizione di questo tipo, se le parli, interagisce. Esatto, non c'è nessuno che li sta controllando facendo stregonerie o cose varie. Non Esatto. abbiate paura dell'ipnoterapia. Sì, esatto. Per cui, cioè, qui chiaramente sottolineiamo che la catalessi, il sonnambulismo, io li definisco talenti ipnotici, cioè capacità di certe persone cioè queste capacità o ce l'hai o non ce l'hai, quelle di entrare in catalessi o di entrare in una condizione sonnambulica, dove addirittura sempre sotto la guida di un ipnologo puoi per esempio anestetizzare il corpo. Però questo tipo di fenomenologie sono praticabili solo su un 20% della popolazione, si chiamano talenti ipnotici, cioè o ce li hai o non ce li hai. Sì. Cioè, per entrare in catalessi o nasci con quella capacità o non lo puoi fare. Però, al di là di queste fenomenologie spettacolari,
per superare paure, fobie, false credenze, credenze limitanti, traumi, eccetera, l'ipnosi la possono utilizzare tutti, perché non c'è bisogno di essere né catalettici né sonnambulici per superare questo tipo di processi mentali negativi. Sì, e ci sono appunto, come hai detto prima, nell'ipnosi tantissime tecniche, quindi non ci Sì. si annoia mai. Se una persona riesce a guarire da un problema con l'ipnosi e poi ne ha un altro, può sempre provare nuove tecniche. È così creativa, trovo, dato che usiamo Sì, l'immaginazione con l'ipnosi. usiamo l'immaginazione, bravissima. Bellissimo, Rossana. Cioè, l'ipnosi è proprio uno strumento che attraverso l'immaginazione ci porta a fare dei cambiamenti anche molto importanti all'interno di noi stessi. Però, di nuovo, ripetiamolo sempre, usiamo se sempre elementi oppure contenuti della realtà interiore del soggetto. Niente viene inserito dall'esterno. L'ipnologo è solo uno sherpa, una guida che non ha orientamento politico, religioso, non ha sesso, è un nessuno. L'ipnologo è un nessuno che guida la persona ad autodeterminare il proprio benessere. Ed è una cosa bellissima anche da terapista imparare questa tecnica perché ti aiuta, distaccamento, abbiamo detto la parola sbagliata, sì, a essere così obiettivo, che è così difficile molte Sì, volte. non giudicante Non soprattutto. giudicante. L'ultima, dato che abbiamo già parlato da 40 minuti e vogliamo anche fare altri live insieme perché vorrei tanto avere interazioni Certo. dopo questo podcast per interagire con te, caro Rossano, nei nostri live. Volevo parlare con te di questa cosa molto interessante. È così importante dare controllo alla nostra mente, ma che cosa dire delle emozioni? Perché le emozioni sono una cosa vera. Se le Sì. controlliamo troppo spesso diventiamo dei robot e i robot magari in un futuro quasi sostituiranno l'uomo già nella forza lavoro. Ed è l'ultima cosa che vogliamo essere, perdere la Sì. Sì, nostra umanità, la nostra leggerezza e profondità dell'essere. Quindi possiamo controllare le emozioni, sì o no? È giusto controllarle, scusami, volevo dire. no, In maniera deve... forse. allora qui la parola controllo non è molto adatta. Innanzitutto dobbiamo capire quali emozioni, anche lì dobbiamo capire quali emozioni sono nostre e quali emozioni sono del vicino di casa. O provenienti da altri che ce l'hanno O provenienti da altri che ce le hanno attaccate. Perché comunque, cioè, abbiamo a che fare con dei processi mentali che per la maggior parte sono stati condizionati, sono stati inquinati. Facciamo un esempio. Sì. All'amore è successa una cosa stranissima. Perché dal momento in cui noi usciamo dalla pancia della mamma, le persone intorno a noi fanno a gara per insegnarci ad amare. Ci insegnano come devi amare tuo fratello, ci insegnano come devi amare il prossimo, poi te, quando sei più, cominci ad avere i primi scompensi ormonali, ti insegnano come amare il ragazzino, ti insegnano come amare la ragazzina. Alla fine noi arriviamo all'età quasi adulta che abbiamo una grande confusione in testa, perché chiaramente ciascuno che ci insegna l'amore ci dice la sua. Ognuno Certo. ha la sua teoria, per cui arriviamo all'età adulta che non sappiamo come amare o addirittura abbiamo paura di amare. Se invece noi guardiamo l'odio, nessuno ci insegna a odiare. E cosa succede? Che l'odio è un sentimento puro, cristallino, genuino. Così genuino che quando odiamo qualcuno lo facciamo con una naturalezza, con una spontaneità sorprendenti e non abbiamo paura a odiare. Perché l'odio, non essendo stato condizionato, è rimasto un sentimento, un'emozione pura. Ed è questo a cui dobbiamo arrivare, l'emozione pura. E la maggior parte delle nostre emozioni non sono pure perché sono state condizionate. La paura è stata condizionata perché per la maggior parte del tempo abbiamo paura di pericoli che addirittura non esistono. L'amore è stato condizionato perché per la maggior parte del tempo o ci cacciamo nei guai o abbiamo paura ad amare o amiamo in maniera condizionata, cioè se tu fai questo io ti amo, se non lo fai ciccia. E quindi, Tristezza. ecco, per cui cioè, dobbiamo sempre capire il livello di purezza delle nostre emozioni, perché se le nostre emozioni ci portano a vivere una vita disastrosa, vuol dire che sono state inquinate, condizionate, quindi non sono emozioni pure. Esatto, Ma le ricordiamo. stiamo vivendo nella maniera più genuina e spontanea.
Esatto, spontaneo vuol dire appunto soddisfiamo i nostri bisogni da soli, non cerchiamo il bisogno nell'amore perché l'amore esiste, l'amore vero è lì, l'amore si vuole, non se ne ha bisogno perché se no diventa appunto un'emozione un po' così non tanto pura, Sì, perché condizionata. nella maggior parte dei casi le nostre emozioni sono in realtà ossessioni. Non sono emozioni, sono ossessioni. Perché se noi guardiamo l'emozione pura, ha un sapore delicato. Non è violenta, irruenta, devastante come le emozioni che siamo abituati a vivere. Sì. È qualcosa di piacevole, come il profumo della rosa, come la luce della luna. Cioè, è qualcosa di equilibrato. Mentre se ci provoca squilibrio, quell'emozione vuol dire che è stata inquinata o condizionata. Sì. Ma molte persone hanno bisogno di questo amore per sentirsi vivi. Allora, dipende poi come reagiscono a questa emozione. Però magari per molti è una cosa bella, Rossano. Sì, per molti è una cosa bella, ma questo non significa che l'amore incondizionato sia una cosa noiosa o arida, anzi. Esatto. Anzi, cioè l'amore incondizionato ci consente di amare le persone per quello che sono, capire che i comportamenti delle persone, certi comportamenti delle persone non sono altro che l'espressione imprevedibile di un dolore che si portano dentro, e poi possiamo amare tranquillamente una persona senza la sua presenza, che nella nostra cultura sembra qualcosa di fuori da ogni logica. Però facciamo sempre l'analogia del sole: il sole ci manda la sua luce, non gliene frega niente se l'umanità si estingue domani, quello continua a brillare. Sì. E per cui cioè, dobbiamo arrivare a capire che l'amore incondizionato non è amore, è bisogno, è dipendenza, è egoismo, perché poi troviamo una persona e poi ci mettiamo in testa e di forza per cambiare quella persona, perché chiaramente abbiamo proiettato su quell'uomo, quella donna, caratteristiche che erano solo nella nostra testa, e poi pretendiamo di cambiarli se non hanno quelle caratteristiche. Cioè, questo tipo di amore è deleterio, perché ci porta a Anche soffrire, ci porta ad essere sempre insoddisfatti di quello che abbiamo. Cioè, a me. Sì. se non amiamo noi stessi per primi, non saremo in grado di amare nessuno là fuori. Esatto. Perché sarà sempre vivremo sempre in una condizione di mancanza, di incertezza, di gelosia, di bisogno, eccetera, eccetera. Cioè, dobbiamo farci una ragione. Cioè, consideriamo che negli ultimi 3-4 anni la frequenza di questo pianeta è cambiata. Infatti stanno succedendo tante cose che prima non succedevano. Magari ne parliamo Sì, in un altro live. in un altro live, sì. Però questo pianeta ha come obiettivo primario adesso di sradicare dal cuore degli esseri umani la dipendenza affettiva, perché non se ne può più. Il mondo è in queste condizioni perché abbiamo vissuto nella dipendenza affettiva, Vero. nel bisogno disperato di essere amati da un'altra persona, quando non possiamo minimamente pretendere che qualcuno ci ami se non amiamo noi stessi per primi. E magari cioè, ci mettiamo una vita ad amarci, però è meglio appunto metterci una vita ad amarci che non amarci proprio e passare una vita a lottare per farci amare. Esatto, sì. Quindi ecco, se lo mettiamo nella bilancia. Sì, se passiamo una vita a lottare per farci amare, ne usciremo sempre sconfitti. Sempre sconfitti. Sempre sconfitti. Non, cioè, guardiamo il mondo là fuori, guardiamo le nostre storie, e se tiriamo le somme, ogni volta che abbiamo amato nel bisogno di essere amati, se ne siamo usciti con le ossa rotte. E abbiamo rotto anche un sacco di ossa. Sì. Cioè, facciamo mea culpa. Sì, ed è tutta una lezione, non c'è alla fine, sì, diciamo di cosa è giusto per noi, giusto o sbagliato, ma alla fine è tutta una Sì, lezione. è tutta una L'importante lezione dove non c'è un giusto o uno sbagliato, ma c'è un funziona o non funziona. Cioè, è. il karma ha questo obiettivo. Il karma non è una condanna per l'eternità, è un modello matematico, anche lì magari ne parleremo in un altro live, che comunque ha il compito di portarci a vivere, durante la nostra esperienza terrena, a vivere sempre lo stesso tipo di situazioni, finché a un certo punto noi diciamo basta, adesso decido di aprire gli occhi e di capire perché sta succedendo questo.
Però finché non apro gli occhi, finché non esco dal sonno, dal torpore, il mio karma continuerà a ripropormi sempre la stessa situazione devastante e di solito l'intensità delle mazzate va in crescendo finché a un certo punto io non posso fare altro che svegliarmi. Sì. Però io sconsiglio di arrivare a quel punto perché quando si arriva a quel punto la vita veramente ci fa male. Se la vita deve arrivare al punto di farci male perché siamo proprio di coccio. Sì, appunto. E molte volte, come abbiamo detto, è una cosa karmica e grazie magari all'ipnosi regressiva si riesce a capire la fonte di questo karma che ci viene contro e quindi la consapevolezza di realizzare il motivo ti fa sentire Sì, rinato. bravissima. Sì, Bellissimo. anche con l'ipnosi regressiva, cioè questo accedere a contenuti di possibili vite precedenti ha sempre una finalità didascalica, cioè di crescita. Sì. Cioè, perché durante un'ipnosi regressiva alla mente affiorano sempre contenuti, scusate, hanno appena scaricato il vetro in strada. Durante un'ipnosi regressiva si può accedere solo ed esclusivamente a quei contenuti che sono utili per la nostra crescita. Infatti, qui ci tengo a precisarlo, non ha senso fare un'ipnosi regressiva solo per curiosità di sapere chi ero stato nella vita precedente o se sono stato un personaggio famoso. Lì rischiamo veramente di fallire, non di fallire, ma comunque di non centrare il punto, Non di non c'entrare il centrare il punto, non deve bersaglio. essere una cosa curiosità, deve essere una cosa, un motivo profondo. Ci deve essere un motivo profondo, un intento di cambiamento sincero. Sì, Per bellissimo. cui allora Rossano, grazie funziona. mille per questa tua saggezza oggi con i nostri amici per Wellness and Wonder. Non vedo l'ora di fare un'altra registrazione con te, anche un live, così innanzitutto vedremo le interazioni dopo questo podcast. Se avete domande, cari guests, please ask anything you want e al prossimo live risponderemo a tutte le vostre domande. Perfetto, Rossano. ottimo, ottimo. Allora, è stato un piacere stare con te, Francesca, e con tutti voi. Grazie ancora per l'opportunità e ci vediamo allora alla prossima diretta. Molto Alla prossima diretta vi aggiorneremo ovviamente quando accadrà. Ciao ciao. bene, ciao a tutti. Ciao a tutti.